Cari amici di Canicattì Web, siamo qui con l'assessore Umberto Palermo, siamo a Largo Nassiria e avevamo fatto un sopralluogo, quasi una puntata intera su Largo Nassiria. Ti hai ripreso l'impegno entro fine settembre di mettere mano a questo luogo che è il luogo di ritrovo per i ragazzi. Porti 3 giorni di ritardo, ma ci può anche stare. Ora sto scherzando, perché 3 giorni si possono anche tollerare. Alle nostre spalle ci sono gli operatori ecologici che già stanno facendo, diciamo, il grosso, stanno iniziando. Ci fai capire che cosa intendete fare nei prossimi giorni? Allora, adesso stiamo infatti pulendo il grosso di Largo Nassiria, perché come tu ben hai visto, cosa c'è l'inferno. Allora, l'abbiamo fatto vedere pure ai nostri lettori. Ancora di più nei giorni successivi. Dunque stanno pulendo il grosso, adesso giovedì arriveranno gli operai dell'ESA che inizieranno a pulire le siepi, più che altro a decespugliare le siepi, poi ritorneremo noi della Dedalo, dove puliremo, come ben si vede qui sopra la scarpata, chiamiamola scarpata, dove ci sono quest'alzapiante, e poi con l'assessore Katia Ferrauto qui faremo un murales, e poi faremo una bella giornata appunto a Largo Nassiria, dedicheremo una giornata proprio per Largo Nassiria. Allora, caro Umberto, fatte le pulizie, ripristinate le aiuole, fatto il disturbamento, e diciamo che si faranno delle iniziative legate anche a rendere questo luogo più attinente a quello che è l'utilizzo che se ne fa, cioè il ritrovo dei ragazzi. E al ricordo appunto di Piazza Nassiria, di quello che è successo. Una cosa che voglio dirti è comunque dobbiamo dialogare con i ragazzi, cercando di far capire appunto che bisogna tenere pulita il luogo dove loro si ritrovano, perché è giusto che sia così. Non dico tenerlo come casa, ma io sarei d'auspicio tenerlo come casa, perché non cambia nulla che sia luogo pubblico che sia o casa, è la stessa cosa. Non è che bisogna demandare agli altri, a me non me ne frega. E niente, questo qua, altro impegno che infatti con Cesare mi sono preso, perché ho visto via della Costituzione, sì. Lì a breve, dopo che finiremo questo, faremo anche lì lo stesso lavoro che vivono una condizione disperata. Assolutamente faremo lo stesso lavoro che si sta facendo qui. Le zone non verranno assolutamente dimenticate, anzi, e dico che per esempio già la zona Villaggino, l'impegno che mi ero preso è già stato fatto ed è giusto così, dunque l'impegno da parte anche dell'amministrazione. Per i corridori dicevi che anche la zona artigianale verrà pulita. Si sta pulendo la zona artigianale, si sta pulendo via Cipro, altre foto che mi hanno mandato altri abitanti della zona, e di conseguenza stiamo lavorando, non ci dimenticheremo di nessuno, ma il tempo ci vuole. Come ben vedete, sicuramente in questi giorni avete visto pure la pulitura delle caditoie e dei tombini. Questo è un lavoro fatto appunto onde evitare che possa succedere qualche bomba d'acqua e Canicattì ritrovarsi, ahimè, come decenni fa, di tragedie che sono successe. Per evitare tutto questo sono state pulite, il canale di Gronda è stato pulito. Cesare, non siamo fermi, l'amministrazione sta lavorando. Ok, allora quello che ti volevo dire è Largo Nassiria, stiamoci sopra, occupiamoci di comunicazione con i ragazzi, di comunicare con i ragazzi, di coinvolgere i ragazzi che qua vi insistono. Ti inviterò. Spieghiamogli, io ti ho fatto dono di una locandina, di un coupon che potrai dare ai ragazzi, di un volantino, sì. Eccomi, non mi veniva il termine, di un volantino che tu potrai dare ai ragazzi, che potrebbe essere da monito per continuare a mantenere questo luogo pulito, per cui sono loro a cui noi consegneremo questo territorio, per cui è a loro che noi dobbiamo insegnare cosa sapranno fare. Una cosa sola voglio dire, ti ho mandato l'altro giorno una fotografia, vi chiedo cortesemente, ci sono 2 numeri verdi per la raccolta di televisori, di frigo, di armadi? Telefonate, li veniamo a ritirare gratis. Date colpe all'amministrazione, ma santo Dio, penso che anche i cittadini devono mettere il suo. Non lasciate per strada ingombrati. Tra l'altro, evitate di portarli voi. Evitate un reato penale, perché ricordiamo che lasciare inerti o materiale ingombrante, eccetera, è un reato penale. Per cui rischiate anche di macchiarvi la fedina penale. No, non ne vale la pena, ci sono i numeri verdi, li sai a memoria? No. Sul sito del comune però li trovate, sul sito del comune li trovate.
telefonata e se li vengono a prendere fino a casa, per cui non c'è motivo di prendere un frigorifero, una poltrona, un materasso e lasciarlo accanto ai cassonetti. Non esiste, cioè dire, più di questo non si può fare. Umberto, grazie. Grazie a voi. Noi ritorniamo tra un paio di giorni all'Argonastia quando sarà tutto finito e incontreremo anche i ragazzi. Se grazie a tutti, buona giornata. Buona giornata.